Buonasera a tutti, avete visto, abbiamo fatto... Ma così messe, Mi sono scappeggiata. Ma gello, ma guarda tu stasera che roba. Te sei matta, mi hai fatto ballare tu come... sei matta, mi hai fatto picciare. Come fa buonasera, buonasera, ciao, buonasera a tutti. Siamo l'Orietta Pedati, la Rosa della Cieca. Siamo belli, che roba, che roba. E quanto sono contenta di fare questa trasmissione con te, sono Rosa della Cieca. Contenta che sei contenta. Molto, molto, molto. Te mi conosci tanto a me? Sì, sei l'Orietta. Io sono l'Orietta Pedati. La Pedotti. Contenta. L'Orietta Pedotti, voi tutti mi chiamano Orietta Pedotti perché dico che attacco dei gran piloti. È vero. Ma senti? Ma stai bene molto? Sì, sto bene. Se mi fai ridere molto, molto, ma lo sai che mi fai ridere un bel po' a te, ma molto, molto mi fai ridere. Ti fa grida, veramente? A me mi fai ridere molto quando racconti quando è morto tuo marito. E pesa, le risate. Di un po', racconta quando è morto. No, porrete, racconta quando è morto. Con quei capelletti è morto. Sì, è purito, è morto, una magnata di capelletti, tanto, ma è morito. A quel modo, no, che è morito una schioppata. Certo, è morto strangolato. Si è strozzato, affogato, non si sa. È morto affogato. Era il giorno di Ferragosto. Era il giorno di Ferragosto, il giorno di Ferragosto è morto affogato. E io stasera, ma chi balanga, io guarda una parte, mi cambia la telecamera, va dall'altra. Tu ci vedi niente, Rita. Ma che ti importa, tanto siamo due matte. Tanto lo sai da casa che siamo due matte. Certo. Senti, oh, quando è morta te ti sei sbrigata da ridere. E beh, lì per lì ci sono rimasta un po' malamente. Certo, ma dopo si è scoppiata a ridere. E dopo è meglio a ridere sicuramente. Quanto è da gusto. Sta a sentire invece dimmi di quando hai lanciato la manna. Qua fatto? Quando hai lanciato la manna. La manna, l'amica mia, la palma. La manna che l'ho tirata giù, ci hanno detto buttate la manna dal cielo. Lì era bel po', era su in alto. L'ho buttata. E ti hai preso la manna. E l'ho dato giù, l'ho fa ridere molto la Rosa della Cieca, fa ridere un bel po', molto. Io stasera molto, non arrivo molto. In terra, sicuro. Allora, avendo a condurre questa trasmissione, ma ce chi? La faremo? Ho da fare, però prima di cominciare, dove è la camera? Dammela quella, ho da fare un sacco di saluti. A chi? Di un po'. Allora, Rosa, saluto la Martina e Emanuele, che ci guardano. Poi Rosa, saluta Assunta. Assunta e Simona, Assunta e Simona. Oh, Simona, ti cita bene? T'han presa l'avrà Assunta? Assunta e Simona? Assunta e Simona di Lucrezia, da Fano. Non ci ho capito niente. T'han Assunta o no, Simona? Tanto l'hanno Assunta, Assunta, e allora cosa e sarà il nome di Saporetta, Assunta in cielo? Va bene, insomma, Assunta ma qui. Poi aspetto da salutare la gente. Allora, senti, tu hai da sapere, Orietta, è un bel posto. E quanto discorri, ma te discorri molto. Beh, abbastanza, abbastanza. Senti, io da salutare un sacco di gente perché sono stata ieri era la festa del patrono su a San Costanzo. È vero, era San Costanzo. Certo. C'è stato tutto il pranzo sociale, so gitta sicuro, e non poteva mancarne tutti, c'era il vescovo, c'era Don Benito, c'erano tutti. Don Benito, tanti saluti a Don Benito, tanti saluti a Don Benito. Salutiamo a Don Benito, che pure mi ha detto quest'anno Rosa dice un sacco di parolacce. No, Don Benito, io le dico perché dopo a me venga con fracco, confesso, se dico le parolacce non c'è niente a confessare. Certo, tanto qualcosina tocca dire per forza, ma proprio quelle parolacce fa rida, dirò poc al marci, quella parolacce la madonna, le poc, le poc ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti, anche io ho un momento sono piatta dura, io mica ce l'ho io. E tu c'è niente? Vedi, sono piatta dura. C'hai da mettere la cacchina di piccion. Vedi, io non mi propongo, ma tanto vedi, non mi vengo qui, ma tanto quando sei matta. Poi da saluto, aspetta, c'è un sacco di gente, la Daniela e Luciano, la Daniela mi ha regalato un pagliaccio, fa le madonelle. C'è una donna che raccoglie tutte le madonelle. Il Pierrot ha fatto? No, il pagliaccio mi fa. Bello, ma con quelli con la lacrimuccia qui, molto triste. Belle, tutti bei colori. Tu vai a
carro sua è pieno di queste pagliacce, apre un armadio, c'è pagliaccia, sì. Apre, è tutta una madonnella colorata di pagliacce. Io ho detto, Daniela, apposta. Ma sono le bambole assassine, no? Tanto. No, sai qua che quelli raccoglie tutti i pezzi di vetro, no? E non c'è più niente sulla spiaggia, non c'è più una madonnella, niente. Io ho preso tutta la Daniela. Vabbè. Poi è una donna molto utile, è una donna molto utilitaria. Saluto la scuola dove insegna, saluta la scuola media di San Costanzo, che sempre salutiamo chi fiori. Certo, tutti quei bambini bellissimi. Edgardo, domenica fai 70 anni, un bacione grosso, 70 anni Edgardo di San Costanzo anche lui. Ciao Edgardo, tanti saluti. Voglio salutare la Celestina di San Costanzo anche lì, tanto la conosceranno, se sarà solo lì a sentire la Celestina. La Celestina. E poi la Rosati. La Rosati? Sì. E come si chiama la Rosati? Luciana Rosati, la sorella d'Otello. La Luciana Rosati? Sì. 82 anni, pare che sia 30. Ma te conosci la Rosita Rosati? No, io ma la Luciana Rosati, la sorella d'Otello. La Rosita Rosati, un'amica mia del Poderino, ma te non la conosci, la Rosita Rosati? No, io sono la Luciana Rosati, la sorella d'Otello. No, questa è la Rosita Rosati, una mia amica molto, Svizzera, molto, lei, molto amica. Svizzera, lei, 10 Lei sta in via Pordenone, capito? No, lì è stata in Svizzera, ma adesso sta a San Costanzo, da pezzi poi. Sta senti, aspetta che sei tutto scappicciato. Sono tutto scappicciato, ma c'è... Ma fai cambiare gli occhiali, questa è una sorta per ballare. Oddio, adesso vengono, aspetta. Guarda che macello. Come si messa? Adesso chiama la gente... Stai ben, mettiti ben. Sono scappicciata? Sono scappicciata? No, stai abbastanza bene, appare un paiare, un po', va bene. Sono presentabile. Sì, sì, stai bene. Chi c'è, la telefonata già qui in Chang? Dai. Pronto, chi gioca? Telefono? Chi è? Pronto? Pronto! Ciao, sono Sara. Chi sei tu, Sara? Sì, Sara. Oh, Sara, e che bello. Da dove ci chiami, Sara? Da Mondavio. Da Mondavio? Da Mondavio. Ma noi ci veniamo sempre a Mondavio. Sì. Lo so, vi vengo sempre a Veda. Cioè vieni a Veda tu, che sono contenta. Che fai, Sara? Di un po'. Arcosa. Di un po' ste due matte, cosa fai te a Mondavio? Se fa quel che si trova. Fai quel che trovi. Adesso fa un po' di pulizie. Dove pulisci? Lavoricchio. Da chi? Lavoricchio. Lavoricchio, non capisci? Fai le pulizie, ma le pulizie fa sempre bene a fare. Io c'ho sai Sara, c'ho un'impresa di pulizie, sale fiol mia, l'Antonella, la Donatella e l'Ornella. Se ti serve una mano ti vengo aiutare. Si chiama la Pulirin. Brave, molto, molto brave, brave, molto, molto. Solo che noi ci avevamo una prerogativa, hai da pesare più di 85 kg per lavorare, sanno, come campesi. Sono lì. Ah, c'è, sei bella tonda anche tu, Sì, sono bella tonda anch'io. Allora tieni a prenda, va bene. Pesavo molto di più, ho perso tanti chili. Senti, ce l'hai il ragazzo? Sì, slow. Di un po' come si chiama, Sara, il tuo ragazzo? Christian. E quanto sono belli. Ma quel che canta, cantava Christian. Christian, Daniela cantava. Manuela, Daniela, buono, non lo so. Cara, Sara, Christian quel che cantava? No, questo è suonato come una campana. Oh, poretta! È suonata come una campana. Quindi non ti canta niente, serenatina, niente? No, ma a me basta così come ti canta, insomma, non ti canta. No, non canta. Senti, ma Sara, te conosci la Steffi di Mondavio? Sì? La Stefania di Mondavio. Sì. La conosci? La conosco tutti. E chi non la conosce? Guarda, lei la conosce. Stefania è una diavola, Stefania, ti conosco tutti a Mondavio, sei una gran scatafona. Ci ti sento quella soffendo. Ti diamo un bel po' la Stefania. Ogni tanto vorrete cucuma. Ogni tanto cucuma, però quando è in cucuma va dritta. E cucuma il caffè, dici? Come il caffè, per esempio quando scappa fuori il caffè che cucuma un po', che fa cucu, e lì ogni tanto ci punta, perché lì voglio usare le robe. Stefania! Che bella! Allora, Sara Bella, vieni cominciare a giocare, perché io macchina non ci capisci niente, stasera tu non sapevo come mi siamo due matte, non siamo organizzate per niente. Ma tu sei matta tra te. Cosa hai fatto? Tu non capisci niente. Ma sei caduta? Guarda, c'ho un ginocchio, mi sono sbucciato tutto. Dopo deve rifare la protesi. L'ho fatta apposta per far via dalle calze, è belle. È belle. Ma cos'è un 40 denari?
Quen? Un 40 denari? No, l'ho pagato 8 euro e mezzo, non so. Pensavo fosse un 40 denari perché l'ho visto sotto molto. Quelle per me sono anche contenitive. Ha voglia, io da contiene parecchi, tu già sapevi che. Io invece non le uso le calze contenitive, com'è? Capito? Perché non c'è bisogno. Tu basta il pelo. Non è vero, sono tutta depilata. Sì, ho visto. Dove hai messo tutti i pechetti? Manca le braccia, però sotto sono tutta depilata, le gambe. E anche sotto. Tutto, dappertutto. Senza che sfacciata, anche sotto di ma Sara, mo cucinici. Ma sotto, sotto te. Sara. Io l'ha detto. Sì, ha detto anche lei. Lei l'ha detto. No, lì ha detto anche sotto, tu sei tutta plata sotto come ma Sara, mo cucinici. Ma Sara, mi hai fatto una domanda molto imbarazzante. È sfacciata, sfacciata. Ma Sara, ma che se sono depilata. Ma perso. Ma la testa, che scusa, sotto, toccati alla calda, venga, toccate tutto. Scherzi. Don Benito, ti saluto, senti quando hanno venduto fino adesso. Gina giocava là. Corretto, Don Benito. Adena paia, ma che tocca fa? Da guardando el. Ci deve tirare giù fuori la toppa. Lo vedi? Sì, ti vedo, fa ti finta vedo. Come vedi, quindi la faccia sono tutta incricata da schiena. Allora, sa come giocare? Devi prendere la toppa. Porta chiavi, porta gioie, qua c'è, porta cenere, porta pacchi. Com'è che vuoi, Sara? Porta gioie. Porta gioie, dov'è la? Ma fai il giro? Oh, signor Benedetto, facendo da chi? Allora, parting? Parti, parti. Vai, El, dov'è? C'è cascata, è capottata la toppa, dai. Va avanti, ma com'è? È cionca? Ella, vai! Dove va? Dove vai? Guarda quella. Vai belle! O dove vai? E la facendo? Vai! Sì, questa è carta che discorso se sorge! Pochi dentro da qualche parte? Ma com'è? Ci vuole la mando Daniele? Vuoi mettere anche l'altra toppa? Forza! E la fai a bocca dentro? Metti Elle. Anche l'altra toppa, casomai, tanto ce ne ho. Ma guarda tu che roba! Dove muova? È un po' incantata quella topolona. Gli ha vendato la dormia, mosà. Dov'è ella? Perché ancora deve smaltire il panettone del Natale. Dai, carivan, e la faringa? Non c'ho Craig, non è possibile, ma pochi dentro da cacapar, bestia! Sta sentire io. Adesso va, andiamo dritta, adesso va! Bocca dentro! Oh, signor Benedetti, l'abbiamo fatta, due gitta, nel negozio di fiori! Qua, due gitta! Mamma o non mamma, qua! Oh, signor! Ero preoccupata, non giornavi più, non leva bocca dietro col giorno. Con quella toppa, dico tanto buh. Mo' pesa, Sara, mamma o non mamma? Comprende una rama, questa che è bella, più bella. Quella, bravo. Allora, cominci da mamma o non mamma, cosa facenne? Ah, non lo so. Dimmi tu. Tanto. Non mamma. Non mamma, allora. Non mamma, giusta? Giusta. Mamma. Non mamma. Mama e mamma. Non ma, cosa dite? Non mamma. Non mamma. Mama. Mama. Non mamma. Mama. Non mamma. E mamma. Hai vinto, Sara! Hai vinto! Grazie! I don't care! E chi è questo domande? Quanto sei diventata brava, Sara, sei stata sarà bella, hai vinto! Molto. Aspetta, mi casca tutto il ciuffo dei capelli. Hai vinto una bottiglia di vino offerta dalle cantine Bucchini! Grazie! Bella! Senti, bella! Adesso c'è Bertinelli! Adesso viene il gioco di Bertinelli, tu sai qual è il gioco di Bertinelli, sì? Sì, più o meno. Più o meno. Hai studiato? Perché se vinci... Tu co vinci? La gente a trovare se vince. Teniamo a trovare subito ti veniamo a trovare. Teniamo a trovare in mezzo alle cere della rocca, va bene? Magari, ma sera, dai, vinci. Come hai detto? Sono fatti di cera quelli. È fatti di cera quelli? Non sì. di cera? D'accordo. Di cosa? Delle cere?
Quella è la Cendel, quando è Pasqua, Natale, la Cendel. Boh, di cosa parlate? Siete drogate, tutte e due? Ma non sono mai entrata nella Stiamo rocca. Parlando di poop della rocca, da Mondario. Non l'ho mai vista io. Non è mai vista. Tanti poop che poderino, è 50 anni. Tutto un pupo, il poderino tutto un pupo, via l'Italia tutti i pupi. Sì. Avrò bisogno di andare a Mondavio, capirai. Insomma, allora, se vinci, vince che la gente ha trovato, diventa il personaggio misterioso. Certo. Non c'è di quan pesi adesso, perché se no e poi vinci un biglietto per venire a vedere oggi le coliche a Pesaro. Vinci un biglietto, due adesso. Un spettacolo bello, molto, molto oggi bello. Le coliche. Bello, bello, se anche non mi piano stanotte. L'avevamo fatto già a Mondavio, però non la facciamo capire adesso. Sì, so che l'avete fatta anche due volte. Tu ci hai visto? No, perché non c'ero quella volta. Ah, vedi, allora se vince stasera, vince anche un biglietto per me a Veda Manò. L'1 e il 2 febbraio a Pesaro. Dopo andiamo dappertutto, ecco. Dopo andiamo a Bologna, a Trento, a Berlino, a Copenaghen. Per lì, guarda, se volete l'informazione, git www.sancostanzo.com. No, com'è, ma chi? Cosa c'è scritto? www.sancostanzoshow.com. Ma lì c'è tutte le notizie. Dov'è? Per informazioni telefoniche 328-4173-247 328-4173-247 montate i biglietti, lo sapete, nell'edicola di Pagnoni, tanto sì, lo sapete. Al Don Gentili, a Fano, sì. C'è l'edicola di giornale. Allora, tornando dai, alla fare, proviamo a invinare il numero di Bertinelli. Forza, dai. Prova. Allora, partiamo dal peso. Sì. Il peso? 92. Peso 92. L'altezza? No, il giro vita. Giro vita? 94. 94. L'altezza? 1,85. Allora, 1,85,1, 1,85,2. Niente, non l'hai fatta. Sara, però, secondo me, secondo l'Orietta Pedotti, sei stata brava molto, sì. Molto, molto. Ne hai indovinate solo due, che è sempre quella. Va bene, comunque, sarà bella, hai vinto la bottiglia di vin, vuoi di più. Quella almeno la bevo e mi imbriaco. A me che è? A fuochi il dispiacere se trovi al lavoro. Va bene? No, ma quella è slow. Ah, ce l'hai, allora qua fuochi, non fuochi niente. Fa le depilazioni, la sa. Salvini? Fa le depilazioni nelle case. Col vino? Sì, l'ha detto prima. È molto comoda, capito? Perché lei ti arriva dentro casa e ti depila. Molto comoda, molto. Ma fai anche la ceretta tu? Non faccio la ceretta. Perché a Mondavio c'è le cere, a Mondavio lì fa la ceretta. Io ho capito così, voi. Oh, ma signor Bernadette, questa è matta. Questa è matta come un cavallo. Ciao, Sarretta! Carina, bella, ciao! Buona serata. Anche a ciao, te, bella. Ciao, bella. Saluta Matumuru, urvala, a Cristian. Guarda, che te sei molto in forma, sei molto in salute. Sono sformata tutta, furia di mangiare la pasticciata, sono sangostanza, i bisei. Buona profa. Con te ti controlli, le fai le visite all'ospedale, tanto fai tutte le analisi. E cosa? Le analisi cliniche. Com'è che fai? Perché tanto te c'è una certa età, per me te c'è una certa età, Rosa. È meglio che fai delle analisi. Ho capito, ma un po' tutti. Anche te le fa, te ogni tanto lo fai un bel check-in. Cofang? E check-in, non lo fa il check-in. Cosa? Il check-in, uno va in ospedale e dico devo fare un bel o da sparare al fucile. Te lo conosci Luciano Check-in? Luciano Check-in? Come? No, Lucianin è bello, Luciano. Luciano è belle l'ora tua, che comincia carnevale, la vera roba. Quanto sono contenta, quanto mi dà gusto per carnevale. Ballo come una matta tutto il periodo di carnevale, molto, molto. Ma tu sai se fa pagare il biglietto tu? Mica lo so. Dice che vuole far pagare un biglietto a carnevale. Anni, dai, è vero. Luciano, una bella proposta. Fa il pagare il biglietto. Come fa il pagare? 2 euro. 2 euro a testa. No, 2 euro. 2 euro a testa. I fiulini sotto a 1,20 m non pagano. Gli danno una caramella. E soprattutto gli da fa col mo. Luciano, tu da guardi in guardia. Luciano, sai come venda fa? Chi è mascherato da cima a piedi non paga, è bocca dentro gratis. Almeno brava Rosa della Cecca, brava! Guarda, buttati la bella muccia! Chi è mascherato da cima a piedi non paga niente. Brava! È bella! Guarda, te c'è una testa veramente molto grande. Sono come il sindaco, adesso, non fa nulla, ma nella testa, ma fa le loffe. Ti voglio far come Bertinelli, ti voglio misurare. A me vuoi misurare? Capito? Fa misurare il giro vita. No, il giro vita ce ne vuole 3 o 4 decimetri. Quant'è? Questo
Questo è il giropocce. Bombo, c'è tutto, coi ma quant'è? Un metro e mezzo. Tre metri. Una cerqua questa. Sei pesante molto, mi sa, sì, vero? Sì. Sei più di 200, tipo. No, io sono bel... Sì, una bella cinghialotta. Non arriva a 100 perché mi vergogno. No, a 100 non arrivi. Cin da cin. A 100 non ci arrivi in tutti i sensi, non ci arrivi. No, non so 100. Quella no. Non so 100. Allora quanto pesi? 150, tipo? La gallina canona, non lo so. È un pezzo come un pezzo perché mi metto paura sulla pesame, non vuoi veda. È brava. Mettici una benda nella bilancia, sì, così, capito? Sei a posto la mattina che si ride. Ce l'ha solo un numerino, guarda. No, non il primo, l'ultimo numero. L'ultimo, 3, tipo, ti viene 4. Cos'è? Poi anche 7. 63, magari è 97, ma lei legge 7. Fa sentire, ti voleva attaccare un pilota molto grosso, molto. Te conosci la Rosita Rosati? No, te l'ha già chiesto? La conosco. Non la conosci? Guarda, conosco la Luciana. Mi è successa una cosa molto brutta, molto brutta. La Rosita Rosati, alla mia amica Rosita Rosati. Ma non è spaventata donna? Purretta, mi è successa una cosa molto brutta, brutta molto. È stata punta da un pungitopo. Oh, purretta. Quanto ha sofferto con quel pungitopo la Rosita Rosati, molto, ha sofferto molto, capito? È andata in shock anafilattico. Porretta, due gita? Col pungitopo, la punta pungitopo. Pensavo fosse gita sull'autobus, due gita, non capito due gita. Ha preso uno shock anafilattico, un grosso molto, gli è venuto una faccia come un pallone alla Rosita Rosati. Porretta. Guarda, sembrava Titti di Gatto Silvestro. Tutta testa. Guarda, tutta testa, c'avevo una faccia gonfia molto. Gli non detto, so che guardare, ma Rosita, ho detto, qui bisogna fare qualcosa. E certo. Niente, l'abbiamo dovuta tagliare qui sotto la gola, pensa. E cosa avete fatto? Niente, per farla respirare. Cosa avete fatto? Il ripieno, gli avete messo. No, e dopo allora mi ha fatto un regalo. Cosa ha regalato? Perché gli ha salvato la vita alla Rosita Rosati. Guarda, adesso aspetta che mi ha portato un regalo da fare a te, mi ha detto la Rosita. E guarda, ma dalla Rosa della cieca portagli questo regalo perché mi sta simpatica molto. La Rosita, capito? Aspetta, cosa? Ecco, mi ha dato una carota. E cosa fai? La carota. Guarda che io ho scoperto il potere delle carote. E cosa hanno? Guarda che le carote fanno bene molto. Io ero convinta, capito, sono sempre stata fissata per le patate. Ma le patate mi piacciono molto, le patate, buone. Ma adesso stanno nel 2014. Sai cosa? Ho preso una decisione molto importante. Oltre alle patate, ho pensato di aggiungere le carote. Mi piacciono quelle carote. E quanto sono buone le carote. Questa è una carota della Metaurilia. Della Metaurilia? Ti tiene in mano tutta la puntata. E cosa fa questa carota? Ti porta fortuna, chissà cosa ti fa. Non capisce niente. Uno gli porta un gioiello, gli porta un regalo molto bello. È bello, bello. Ho capito. Adesso ti faccio la carota tritata. Ti rispondi, sì. Dai. Pronto? Ma non so niente. Faccio la carota tritata. Ho capito, ma va pianino. Pronto? Pronto? Chi è? Sono la Morena. Ci avvengo il lavoro in corso. Chi sei, Loretta? Morena. Oh, Morena. Da dove ci chiami, Morena? Da Ponte Sasso. Ponte Sasso. Ponte Sasso. Morena, ma te sei quella della canzone Balla Morena? Sì. Balla Morena, c'ha la panza piena. Balla Morena, c'ha la panza piena. Tutta la notte. Ma sei te veramente, Morena? Tutta la notte fa gliarlotte. Balla Morena, c'ha la panza piena. Tutta la notte fa gliarlotte. Dai, vuoi vero, Morena, ma tutta la notte li fai? No. No, tu anche se ho mangiato tanto. Morena, cosa fai a Ponte Sasso? Un po' di tutto, pittura. Con pitturi? Gli ogni? Quadri, murales. Sì? Guarda sta carota. Sì, pittura. Tinteggi anche le camere? No. Tutto, quel che mi capita. Hai sentito questa pittura? Tanto posso parlare in dialetto, no? Ma come no, voglia? Ma cosa sei, Morena? Sei un'imbianchina?
A dire sì, pittura tutta. Pitturi tutta? Ma tutto. Tutto, quello che mi capita, i vestiti, i muri, i quadri. Dai, ma tutto, anche la faccia, tipo mi puoi pitturare. Certo. Anche la faccia. Perché io, allora sei una truccatrice. Sono una truccatrice, no, sei una truccatrice. Ma trucchi anche tu le donne? Non proprio, ma vabbè, potrei anche fare. Ma tu ci campi, sono il lavoro di pittura? No, fa quello che mi capita. Ecco, ecco fai. Faccio la carota pestata. Ho capito, ma qua, ma qua c'è il... È buona molto la carota di metterlina pestata. È buona, senti Morena. Sì. Ecco fai, quanta hai? Sei giovane tu? 44. Una fiulina. Una giovinettina. Una giovinettina, una ragazzina. Certo. E cosa hai? Vivi da sola? Sei sposata? Non sei... Sono sposata. Due volte sposata. Due volte? Non è bastata, ne è bastata una? Non è bastata. Com'è? Cioè la prima volta fatta come il mia, cioè non c'è più, oppure proprio... No, no, c'è. C'è, sono tutti due. È scoppiata a ridere la burrella, ma com'è? Com'è che gita malamente al primo? Un po' arco? È così, è la vita. È la vita, ho capito che è la vita. Mo. C'hai i fiulini? C'ho una figlia di 21 anni. Do 21 anni? Sì. Quella già il primo l'hai fatta? Sì. C'ha la seconda e ne hai fatto niente? No. Com'è? È così. T'ha bastato una, t'ha bastato. T'ha bastata una, sì. Ma senti, la Morena sembra che c'ha 16 anni. Invece no, c'ha due mariti e una fiola di 23 anni. Brava Morena, okay. Sei molto in forma, sei molto informata, molto, senti, molto. Ma tu dove stai a Ponte Sasso, in prima linea? Sto la via del Maxi Pizza, non so. Ma non sei in riva al mar, no? So, qua dalla strada. Ah, di là, ho capito. Tra praticamente tra la nazionale e l'autostrada. Centro sociale. Come hai detto? Centro sociale. Centro sociale. Ma dove sta la Martina Tinti? Là? La Martina Tinti? E dove sta la Martina Tinti? Può darsi. Dove sta la Lidia Taddei? La Fedora, ci sono tutte loro andate lì. C'è la Fedora lì, cazzo. C'è il pieto. Come discorso, a parte che c'è 88 denti qua. I denti. Ma non c'è la Fedora lì, tanto dove c'è? C'è? La Fedora, te non te lo ricordi, la Fedora. Sembra la Fedora di cucina. La Fedora, è geniale un bel po' la Fedora. No, forse non sta dove sta non te, però. Non sta a Ponte Sasso. No, mi sa. Sì, a Ponte Sasso, ma non lo so se sta dove sta lei, l'ha capito? Non lo so. La baila morì, il nabu. C'è la panza piena, ci tutta la notte. Ci sta la Domitilla Pedinotti? Chi è? La Domitilla Pedinotti. Sì, sarà lì allora. Ma tu conosci allora tutte quelle del Ponte Sasso? Io le conosco. È una località ridente della costiera marchigiana. Sì, è giusta, è giusta. Senti, tagliando la testa a Malavacca, chi è Vacca? Al toro, la Vacca, cosa dice? Dicevo. No, ma sì, così. No, perché pensavo di aver capito male. No, tu sei anche... Ci diamo uno sneffone che vedi, il muro ti diventava 300. Tu sei anche signorina, sì. Io sono signorina, sì, signorina Orietta Pendotti. Vedi? Sì. Te invece? No, io sono signora, ormai sono vedova, ho fatto tutti, non c'ho più niente da dare. Senti, Ginga giocava la Morena. Dai, va a scastrare quella toppa. Ginga, prende la sorcia, dov'è? Oh, signor! È cascata! È inciampata! Oh, signor, ho inciampato un tac! Ti sei fatta male? No, guarda, ho sbragato tutto. Senti, ma ti sei slogata qualcosa? No, sono tutta in terra ancora. Ti sei rotta un gomito? Sono ancora tutta in terra, non ti preoccupa niente. Devi far piano piano, che sei vetusta te. Cos'ho? Sei molto vetusta, capito? Sarò vetusta. Allora, da che porta vuoi partire? Porta chiavi. Do el. Porta chiavi, partin. Mark Van George, bocca presto, perché veramente. Perché è tardi. Joel, dai, bocca dentro. Bocca dentro, sorci. Sorci, la slai a me. Vai, bocca dentro, dai. Cell, dai, basta. Cell, sì. Dai, cell, a porta. Due gitta, in banca, non sono due gitta.
canta tu. Oh, adesso canta. Adè, morena bella. Adesso tocca cantare, morena. Guarda, ma qui, c'ho tutte le robe, mi sono rotta tutta, bella. Ma cosa deve cantare la morena? Allora, della morena ci canta una bella aria da un'opera lirica. Tu la sai la lirica? No! Tu canti mai? Ma non so la lirica un po'. Cos'hai? No, beh, non è proprio lirica. Ecco è. No, io so questa, se vuoi. Dai, pronti, senti, dai, ma la morena. Comincia? Vai. Come no? Vai, morena. Che la la, che la la, tanto che tu vuole, chi posso? Com'è? È la cosa più brutta che abbia mai sentito, guarda. Ma cosa ha cantato la morena? Io non ho capito niente, poi hai cantato, morena. Cosa hai sbiascicato? Tu creda che impazzisca a spare, tu creda che mi butta pure a mare. Ma è una canzone di un'età, no? Ma quella che è la la? Che la la? Mi va dicendo che mi vuoi sposare? Non lo so, mi preferisco. Ti vuoi sposare un'altra volta? Ma bene, questa... Ah, chi la la, chi la la... E mi va dicendo che mi vuoi sposare, quella... Tu creda che impazzisca a mi spare. Non è una che mi butta pure a mare. Oh, che la la, che la la, che la la. Mi vanno per piacere, come va quella? Via! Alla morena gli è venuta in mente una canzone napoletana! Ma com'è? Ma è venuta questa! Ma tu hai fatto bene! Ma senti! Perché lo vuoi molto bene, napoletano! Il tuo secondo marito cos'è, campano? No, no! De dove è? È di Senigallia! De Senigallia! Ah, wow. E il primo de dove era? Quello di prima, di Mondolfo! Mondolfo? Beh, si è salita un po' di categoria da Mondolfo a Senigallia. C'è la spiaggia di veluto. A Mondolfo c'è la spiaggia di Marotta. Mezzo bridge. Tocca fare i chilometri. Tanto Senigallia. Ti piaceva la sabbia, ma ti piace la sabbia, bella. La sabbia, sì, sì. Ma poi a Senigallia ci viene in vacanza anche Brigid Nielsen. Come fa lo sabbia tour? Fa? Fa delle operazioni estetiche. Fa delle belle buglia per fare la sabbia tour, perché è lunga la Brigid. Niente, la morena mi sa che ha vinto. E certo, morena. Ha cantato una canzone. Ci ha cantato che l'allamo, va dicendo che amavo la sa come. Sì, ha cantato una canzone molto ricercata. È bella, bella. Della tradizione parte e no. Ella. Niente, adesso devi indovinare. Ha vinto una bottiglia offerta dalle cantine. Grazie. Bucchini. Lei Dania Pia, ma chi? Tu sai dove fanno TV? No! E beh, imparerai, dai, sai pittura. Imparo. Se sai pittura, impari anche dove fanno TV. Allora, se... Devi andare a vedere su Google Maps. Quella? E Google Maps, te lo dici Google Maps. Noi al Poderino tutti abbiamo Google Maps. Te, ad esempio, sei in Viale Italia, devi andare in Viale Pordenone, guardi su Google Maps. Dov'è? Ma cosa compra senza Paps? E devi guardare nel computer. Ma oh, no, non so niente del computer. Non so niente. Auguri a Oriena. Oriena? Che si chiama Oriena? Do Cucuran. Saluta al prof Baldelli, un saluto ai pescatori di Mondolfo. Ah, vedi? Ah, quei che vanno a pescare il tonno per fare la sagra? Sì, certo. E poi cos'è? Ah, poi, altezza... Ah, no, queste le soluzioni... No, questo deve dirlo Morena, Morena! Dai, che ci siamo vicini a il peso! Andrea de San Costanzo. Rosa si bella sa che occhiai. Rosa canta piccolo e ancora piccolo fiore dove sei? Tu che cammini per il mondo. Che roba bella. Se ti fermassi per un momento, ciao Franco. Allora, senti, torniamo a noi ad indovina. La fai, la facenne? Speriamo. Prova, allora. Altezza 1,85. Girovita 94. Peso 86. No, non l'ha fatta. Manca adesso. Non c'è. Ancora la non c'è. Quanto mi dispiace, Morena, guarda. E poi l'han già detto. L'han detto 86, che poco. L'han detto. Ah, l'han detto. L'han detto. Vabbè, Morena, ma non importa. Una cosa. Il prossimo spettacolo a San Costanzo, quanto c'è? Il primo weekend di aprile. Di aprile, vi sono venuta a vedere l'ultimo dell'anno. Cinuta? Sì. Ti sei divertita? Bel po'. Va là. Se diceva no, ti immagini. Se diceva di no.
No, mi è piaciuto un bel po'. Gli prendeva subito la bottiglia, se diceva di no. Va bene. Vale, ciao, bella. Ciao, Morena. Ciao, bella. Ciao, ciao Morena. E niente, ciao. Ma chi? Sta a sentire, ti voleva attaccare un pilota. Un altro piace? Dico tutto. Devo finire un cruciverba. Te li sai fare il cruciverba? Cosa ria? Quei che te danno, ti dici una roba, tu hai da dare la bravo, cruciverba. Bravo, bravo. Sta a sentire, il participio è passato di mettere, mettuto. E cosa? È mettuto tanto. Messuto. Ah, brava, messuto. Messuto. L'ho messuto. Sta a sentire, poi ho fatto mammifero che vola. La hostess è tanto un mammifero. Sì, tante. Non fa le uova la hostess, no? Quindi, no, la hostess è un mammifero, vola. Via, vola spesso, no? Si schiaccia nella poltrona. E cosa? Il chihuahua. Dipende. Guarda cosa mi ha fatto venire in mente. Te non sai cosa gli ha capito. Una volta un'amica mia poretta La Rosita Rosati. No, si chiama Cristina. Cristina ha ciaccato un conigli. No. Poretta. C'aveva un conigli in nano sotto al divano, ne si è accorta. Lì si è seduta di schianto al divano, ha sentita fa squai, è morta. E dopo l'ha mangiato. E io ho detto, mangia, falla in porchetta. E non è stata buona, non ha avuto il coraggio di farla in porchetta. Guarda, se sapevo, chiamava me, gli portavo due patate e facevi un bel coniglio con le patate. Le patate, anche in potatti. Coniglio, patate e carote. È buono, niente. No, la Rosita, poretta, si è seduta nel divano, ha schiacciato tutto il suo chihuahua. Oh, porette. Guarda, è stata male molto. Ha fatto come un batic. Molto, guarda, quanto c'è stata male la Rosita Rosai. Porretta, quanto c'è stata male quella Rosita Rosati con quel chihuahua. C'è stata male molto, molto, molto. Quanto c'è stata male. Sta a sentire, te la sai fare la macedonia di frutta. Al chihuahua? No, con chihuahua, guarda, non capisce niente questa, guarda. Gli attacchi i piloti mica capisce niente. No, non capisce niente. Allora, senti, c'è avendo un'altra telefonata, c'è più niente? Bella, torna. Non è ancora? Sì, poi io domani devo andare al mercatone Z. Al mercatone Z? E c'è la fiera della patata. Dove al mercatone Z? No, al mercatone Z, domani alle 8 devo essere lì assolutamente a fare le promozioni delle patate. C'è gente? Tutti, c'è gente. Tutti, anche te vieni, vero? E come no, cosa? Senti, pronto? Pronto! Pronto! Chi è? Chi è? Ciao, pronto! Ciao. Chi sei? Pronto! E pronti, sei pronti? Sono Lorella. Com'è, capito? La Lorella? Lorella? Sì. Con sì, quella sì. Che balla? Sì, come la Bucarini. Ah, ella! Da dove chiami da Lorella? Dove chiami di Lorella? Un po'? Da Fano. A Fano? Sì. E che quartiere? Ho zona ospedaletto. Zona ospedaletto. Ah, la zona ospedaletto. Conosci la De Di Mattioli? No. La De Di Mattioli sta lì all'ospedaletto. La Domitilla Talamelli, la conosci la Domitilla Talamelli? No, niente. Ma sei sicura che stanno qui, sì? La Domitilla Talamelli? Mo scherzi, sta vicino al Foro Boaria, la domicilia allora, Salamelli. Mosca, tu dove stai? È una gran disgustosa, guarda, non ti dico neanche chi è, perché è una gran sfacciata. No, comunque la conosci. No, non la conosci. Tu dove stai, mia Boldrini, via Manara, dove sei tu? Via Manara. Tanti ne trede via l'ospedaletto. O quello, Clara. Via Brunetti, c'è anche via Brunetti. C'è via Tattoli, voglio, c'è l'ospedaletto. Guarda, una zona molto bella, molto servita. Però è molto più servito il poderino, mi dispiace. Ma allora c'hanno anche la camera mortuaria, c'hanno. È proprio vicino, guarda. Ma noi abbiamo San Pio X. Tanto sarà meglio avere San Pio X. È per già la messa? Certo. Sì. Ma se fu già l'ultima messa, prima è dagito la camera mortuaria. No. Sta a sentire, Lorella, di un po' cosa fai te, bella, nella vita. Niente. Niente. Per già l'una. Come fai niente? È così. Te il pu permetta? Sì. E allora, beata te. D'agosto però a non far niente. Guarda, c'avevo una patata dentro la borsetta. Portata queste patate mi vengono fuori dappertutto. Le patate sembra che ne coltivo. Ma come fai tra le patate? Da sentire, Lorella, questa è una patata del Vallato. È bella. È come l'oro, da quanto è buona questa patata del Vallato. Allora, Lorella, se te domani devi fare le patate, vai al Vallato. Certo. Perché le patate del Vallato sono le buone.
buone, più buone di tutta Italia. Le più buone di tutti, vero? Guarda. Immagino, guarda. Sono buone molto, molto, molto. Ma perché dove lo fanno quelli? Ma lì vicino al gatile? Dove io fanno? Non lo so, boh, sarà gli aerei. Può darsi che sono gli aerei. Boh, lo so, io so che sono buone molto, 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 molto. Guarda, sono tenere. Ci puoi fare le patate fritte lì, se trufollate, anche mantecate. Certo. Buone, le patate mantecate. Oh, signora, adesso una 48 denti di più c'ha. Ma c'è un sacco di denti tu, no? Molti, molti denti, molti, ma molti, molti. E ti hai cascati qui da latte? C'hai tutti i doppi? Niente, ce ne avrò 50, 60, 70, boh, non lo so quanti ma denti c'ho, boh. Che roba. Boh, non lo so. Senti, allora, come facciamo? A venire a giocare alla Lorella. Lorella, niente, a cangare a giocare, Lorella. Attenta per forza. Per bene. Provami, vai, Gin, Lorella. Ma da quella toppa, dai. Fangi pianin perché sono marbardo l'altra volta, ma chi? Sonetta. Non capottare, sta attenta. No. Dammi una mano, va là, Orietta, Oriella, Orietta, Doretta. Lorella. Lorella. Allora, Lorella, da dove comincia? Dal portacenere. Eccola, tu fumi, Lorella? È brava. Vedi? Parting, uno, vai. Ci metto anche la toppa mia, Lorella, ecco. Aspetta, c'è boccata dentro. Boccata, no. Toppe. Ella, coè. Hai boccata dentro. Adesso, vedi coè. Oggi, signor. Cosa riesce roba? Interrogazione. Ma è venuta fuori l'interrogazione? Oh. Oh signor, questa l'aveva mai avuta questa domanda? Ma chi deve essere interrogata? La Lorella. La Lorella? Ma noi la dobbiamo interrogare? Certo, se ne risponde bene, quindi niente. Dai. Allora, Lorella, cosa venga di me la Lorella? Non lo so sicuro io. Sa Jeffrey. Qui per caso. Dove è Jeffrey? Ecco. Lorella, qual è il lago più grande d'Italia? Maggiore di Garda, di Como o di Taos? Quello di Garda. Quello di Garda, boh, vedendo la risposta. Io ne so, io che non so le laghette di Sant'Agata. È giusto, il lago è di Garda. Brava. A posto, ha vinto la Lorella. È il lago di Garda, hai visto? Brava Lorella. Grazie. Aspetta che ciò che il c'è ancora mi discordo di qua, aspetta un attimo. Spegnila quella toppa, guarda. Joel, che sente che discorre. Guarda, deve fare un bel po'. Stai zitto. Due, adesso ne ha messe due, addirittura due toppe, non ne bastava. Penso, adesso sta zitto. Allora, eccoci, Lorella. Sì, dimmi. La vita è bella, hai vinto una bottiglia di vino offerta dalle cantine Bucchini. Grazie. Adesso Lorella, sperando di indovinare quanto pesa ste cazza bubble certo, dai Bertinelli. Lorella indovina. Allora, proviamo. Dai che se vinci diventi il nuovo personaggio misterioso, sei contenta? Tenga a trovare casa dopo. Va bene. Tu puli, comincia a pulire. Facciamo una festa, Lorella, facciamo una festa all'ospedaletto, un macello. C'hai la casa bella, Lorella? Normale, una casa normale. Dove stai? Una delle villette, tanto via Manara tutta una villetta, dove stai? Una. Cioè, no, diciamo per sì, dai. È per i ladri, l'andai a sapere come si messa. Tanto porre. Ma là c'è vanno sempre da quelle parti. Allora, vinciamo, proviamo a invina qua le misure di Bertinelli di Christian. Va bene. Quanto è alto? 1,85. E il girovita quant'è? 94. Quanto pesa ste porette? 87. No, Lorella, no! Mottaggio, com'è? Ma com'è? Ma com'è sto Christian Bertinelli? Non la faccenda, sapevo quanto pesa sto Bertinelli? Ma com'è? Ma com'è? Ma te dici che tipo è 30 kg? Tanto non può. È un crostaccione così. Cioè, mette sotto c'aveva le gambe di legno, finte. Ah, c'ha le gambe finte. Cosa? Per quello. C'ha tutte le gambe del Bertinelli. C'ha la gamba finta. Manco stasera, ci proveremo martedì a indovinare. Ah, per un forza. Finto magro, dai. Coi dit? Sarà un finto magro. No, è un finto magro. Grasso, non è un finto magro. Ah, okay. È un finto grasso, Allora, niente, Lorella, ti salutiamo. Ti salutiamo. Armanizza una bottiglia di vino, va bene. Va bene. Tanto meglio che niente, no? Sì. È meglio di un calcio in segaro. Va bene. Ma volevo dire un'altra roba, ma fermato, voilà. Ciao, Lorella bella. Bella, Lorella. Ciao, Lorella. Sì, bracciali. Guarda, ma c'è lì, lo rompi tutti.
visto tutti questi bracciali. Cosa abbiamo fatto? Ma chi? Perché discorre, non c'è corso. Ma è tardi una mucca. Ma che ore sono? È le 9.40. E poi io domattina devo andare a mercatone Z. Io da mattino da già alla scuola lavrao, da fare la bidella. Senti, adesso andiamo subito al mercatone Z, così ci piattiamo lì davanti. Per gli sconti delle patate. Ma certo. Così domattina alle 8 aprono noi, boom, buchiamo dentro subito. Tutto, comprasile prima, comprare le patate mattina. Subito, patate e calotte. Ci vediamo martedì, eh? Ci vediamo martedì. Ciao, Berni. Ci sarà, boh, vediamo. Mi raccomando, oggi le coli, che non ci veda. Andate sul sito, sancostanzo.com. Ciao.